In termini di sintesi complessiva, dalla lettera ai Galati a tanti altri testi paolini, Penna, nel suo volume Paolo di Tarso, il cristianesimo possibile, scrive: le pagine della lettera ai Galati mostrano che è storicamente possibile un cristianesimo che sembrerebbe invece utopico, dove la tradizione non annulla la novità, dove la solidarietà non spegne la libertà, dove la realizzazione non soffoca la speranza. In una parola, dove la dimensione del dovuto è subordinata a quella del gratuito. È possibile con lui un cristianesimo sempre giovane, che vive a fondo la sua vicenda storica, pescando nelle risorse inesauribili dell'insondabile grazia di Dio. È possibile un cristianesimo strutturalmente aperto e disponibile agli altri, ai diversi, nel senso religioso e culturale dei termini. È possibile, non per l'inesistenza di un proprio volto e un fluttuante abbandono all'onda del tempo, ma per il sicuro ancoraggio a un fondamento ben preciso che si chiama Gesù Cristo, tanto preciso da non essere scambiato con nessun altro e tanto libero da potersi fare tutto a tutti. Quante volte vi sarà capitato di sentire questa espressione riferita a Paolo? Farsi tutto a tutti. Talvolta l'avete sentita probabilmente come frase ad effetto per concludere l'intervento di questo o quell'altro predicatore, di questo o quell'altro formatore. Ma obiettivamente questo è un testo, è un'espressione paolina che però va capita nel contesto complessivo. E ormai arrivati nella parte conclusiva del nostro corso, credo che l'espressione sia abbastanza comprensibile. Il fatto che Paolo abbia cercato, a partire dalle proprie strumentazioni culturali, a partire dalla sua passione di carattere interiore ed emotivo, a partire dalle sue scelte di carattere pastoral-ministeriale, di entrare in relazione con la gamma più vasta possibile di persone e di ambienti, e di entrare in dialogo senza perdere la propria identità, ma confrontandosi con gli altri nelle forme più diverse, questo è un dato di un'evidenza clamorosa. Quali risultati abbia sortito, in effetti, lo possiamo cogliere solo indirettamente, perché, come abbiamo detto tante volte, noi abbiamo, per esempio, le lettere dettate dall'Apostolo, ma non abbiamo né le risposte e neanche le testimonianze esplicite di ciò che ha suscitato la necessità di inviare queste lettere. Quindi, in qualche misura, noi abbiamo un quadro, dobbiamo riconoscerlo, piuttosto monco, piuttosto incompleto. D'altra parte, noi non possiamo figurarci quello che non esiste, o perlomeno quello che finora non è stato ritrovato. E questo implica che noi possiamo soltanto andare per approssimazioni, per intuizioni, cercando il più possibile di restare connessi ai testi, che restano comunque il punto di riferimento imprescindibile di questa nostra azione culturale, e nello stesso tempo cercare comunque di non sovradeterminare quello che noi leggiamo, cioè di non dare a certi elementi un'importanza superiore a quella che ragionevolmente i testi ci propongono. Questo discorso, che può sembrare di carattere molto generale, si attaglia perfettamente a quella che è considerata ormai quasi universalmente la lettera culmine dell'epistolare paolino, cioè la lettera ai Romani. Voi sapete che Paolo non fondò la comunità di Roma, desiderò fortemente andare a visitarla finché ci riuscì, e tante tradizioni, non soltanto quel che Paolo dice direttamente, sia il Paolo paolino che gli Atti degli Apostoli, e anche altre testimonianze ci dicono con una certa chiarezza che la vita di Paolo si concluse a Roma. Quando si concluse, nel senso di stabilire qual è l'anno preciso, l'abbiamo detto tante volte, possiamo quasi dire che Dio solo lo sappia. Ma che siamo intorno alla metà degli anni 60 del primo secolo dopo Cristo è ormai abbastanza acclarato. Tra il 57 e il 58 dopo Cristo, Paolo detta e poi fa inviare da Efeso a Roma questa sua lettera. E questa lettera arriva a Roma prima che Paolo porti a Gerusalemme i frutti della raccolta di fondi a favore di questa comunità madre. Ora, a Roma noi abbiamo
provenienti dal giudaismo e provenienti dal paganesimo. Voi sapete che una delle comunità ebraiche più antiche del mondo è la comunità di Roma. Questo fa sì che in un quadro come questo noi sappiamo della compresenza di due prospettive culturali e identità diverse. È molto difficile però stabilire, se non quasi impossibile, l'entità numerica di queste due componenti, cioè se fosse prevalente quella di carattere, diciamo, ex pagano e quella invece di carattere ex giudaico, dove questi prefissi ex sono da prendere col massimo beneficio in inventario, perché molto spesso parlare di ex giudei è una forzatura, nel senso che d'altra parte i cristiani sono una costola del giudaismo variamente inteso secondo il discepolato di Gesù di Nazareth, per esempio. Quindi in ultima analisi pensare che i cristiani siano del tutto altro dal riferimento identitario giudaico è insostenibile. Dopodiché è vero che non soltanto a partire dalla famosa citazione del capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, dove per la prima volta, come vi ricordavamo, si parla di cristiani in modo esplicito, ma anche, direi, all'interno del secondo secolo d.C., in particolare dopo la seconda guerra giudaica del 135-136 d.C., allora possiamo parlare di cristiani come un filone evidentemente distinto dall'ebraismo e dai filoni dell'ebraismo tout court. Comunque che il cristianesimo, meglio, che una costola di discepoli del Nazareno di tradizione giudaica fosse già presente a Roma tra il 30 e il 40 d.C. è probabilissimo, e in quel famoso editto in cui gli ebrei sono espulsi da Roma, editto attribuito all'imperatore Claudio, con ogni probabilità fu molto difficile distinguere se all'interno di quel novero ebrei non fossero presenti obiettivamente anche coloro che erano discepoli del Nazareno. Comunque, dopo il 41 d.C. e fino alla fine dell'impero di Nerone, siamo alla metà degli anni 60 del primo secolo d.C., vi è una comunità che progressivamente si consolida e si amplia. Perché quando finisce l'effetto dell'editto di Claudio del 41 d.C. e i cristiani, scusate, gli ebrei, nella loro globalità possono far ritorno a Roma, e beh, insomma, chi ritorna si trova accanto un gruppo molto consistente di provenienti dal paganesimo. Quindi possiamo dire che la complessità della comunità, delle comunità cristiane a Roma, si accresce dopo il ritorno degli ebrei da questa, chiamiamolo tra virgolette esilio, da questa cacciata avvenuta nei termini che abbiamo detto. Allora, voi sapete che, tra l'altro, ne abbiamo parlato già in altre occasioni, mi permetto di tornare sull'argomento, accanto a coloro che venivano dal giudaismo e a coloro che venivano dal paganesimo tout court, vi era il novero dei cosiddetti timorati di Dio. Il Cornelio di Atti 10 e 11 era uno di costoro. E che cosa vuol dire timorato di Dio? È abbastanza noto, cioè persone che in tutto e per tutto, salvo pratiche come la circoncisione, erano vicini dal punto di vista culturale e religioso alla componente ebraica. Quindi, in altre parole, noi all'interno delle comunità di Roma, ma non solo a Roma evidentemente, avevamo almeno tre componenti culturali: coloro che provenivano tout court dal giudaismo, circoncisione compresa; coloro che provenivano dal paganesimo nelle sue molteplici e multiformi possibilità, e coloro che venivano dalla cultura pagana essendosi accostati al giudaismo a tal punto che, fatta salva la circoncisione, l'adesione culturale era molto stretta, molto, molto significativa. Quindi voi potete immaginare, quando Paolo detta e invia lettere, anche se ci limitiamo soltanto alle cosiddette lettere sicuramente paoline, cioè le sette che abbiamo più volte citato, i destinatari delle varie comunità, secondo varie percentuali, varie componenti, erano almeno di questi tre riferimenti diversi. E quindi non ci vuole molto a capire da parte di nessuno di noi che la stessa parola, lo stesso discorso, lo stesso ragionamento pronunciato in un modo, in un altro, in un altro, pensate per esempio, per riferimento all'ultimo argomento importante che abbiamo considerato, pensate cosa voleva dire parlare di giustificazione con tre contesti culturali diversi come quelli che abbiamo detto.
il timorato di Dio, il proveniente dal giudaismo, il proveniente dal paganesimo, poteva avere davvero tre modalità, tre, in realtà chissà quante, dal punto di vista delle gradualità diverse, varie interpretazioni nel recepire lo stesso tipo di indicazione. Allora, se noi consideriamo, detto tutto questo, e siamo al secondo nucleo di attenzione alla lettera ai Romani, come è composta la lettera ai Romani, come è articolata la lettera ai Romani, che come voi sapete è la più estesa delle lettere paoline, 16 capitoli molto intensi, molto affettuosi, molto gridati anche per certi aspetti, ma dove una serie di riflessioni che nella lettera ai Galati sono espresse in modo riassunto, qui sono dispiegate con un'articolazione molto più articolata. Allora, facciamo una prima divisione di carattere complessivo, molto approssimativa e schematica. Abbiamo una parte di carattere speculativo teologica che occupa essenzialmente i primi 11 capitoli e una parte prevalentemente etica e esortativa che concerne i capitoli 12, 13, 14 e 15. 1-11 speculativo teologica, 12-15 etica esortativa. Prima e dopo abbiamo una parte introduttiva dove i versetti 16-17 del capitolo 1 sono la sintesi slogan introduttiva alla lettera, in forma non dissimile da quello che succede per le beatitudini matteane rispetto all'intero Vangelo secondo Matteo. E nel capitolo 16 avete tutti i riferimenti, da un lato, alla colletta per la comunità di Gerusalemme e una serie di riferimenti a saluti, contatti, relazioni interne alla comunità, dove ci sono alcuni aspetti molto interessanti che eventualmente poi cercheremo di almeno sfiorare. Questa come articolazione, ripeto, molto schematica. Poi, se noi ovviamente andiamo a sottodividere le singole sezioni, allora noi ci troviamo nel primo caso, capitoli 1-11, cioè capitolo 1, versetto 18, capitolo 11, versetto 36. Qualcuno dice addirittura 1-16, 11-36, ma su questo possiamo discutere a lungo. Io stesso nel volume Scrivere al cuore dell'essere umano ho sposato originariamente una tesi relativa appunto all'articolazione 1-16, 11-36, oggi non sarei più così sicuro, nel senso che probabilmente varrebbe la pena di considerare quei due versetti del capitolo primo come a sé, per ragioni che adesso insieme vedremo. Allora, quindi, se noi dovessimo fare una lettura di carattere molto sintetico delle sottodivisioni interne alle due grandi sezioni, potremmo dire così. Nella prima sezione, 1, 16, 11, 36, abbiamo essenzialmente, dopo l'affermazione di carattere generale dei versetti 16 e 17, tre parti particolarmente rilevanti. La prima, 1, 18, 4, 25, dove Paolo si occupa della manifestazione della giustizia di Dio in vista della giustificazione dei credenti. Manifestazione della giustizia di Dio in vista della giustificazione dei credenti. 1.18, 4.25. La seconda parte, terza complessivamente, dal capitolo 5, versetto 1, al capitolo 8, versetto 39, delinea e spiega qual è il processo della giustificazione per la fede. Cioè, non soltanto l'enunciazione del tema giustificazione per fede, ma anche il processo che realizza questa giustificazione nel rapporto che l'essere umano ha con la vita che svolge nel mondo. La quarta parte di questa sezione teologico-speculativa, cioè capitolo 9, versetto 1, capitolo 11, versetto 36, affronta in modo molto articolato il rapporto tra Israele e la giustizia di Dio. Potete immaginare quanto a Paolo
arrivato a Roma, con una grande comunità ebraica presente, con una componente rilevante di ebrei all'interno delle comunità cristiane, quanto a Paolo fino in fondo interessasse riflettere sul rapporto tra l'annuncio del Vangelo, Israele e la posizione di Israele in quanto tale. È una vera e propria sorta di spina nel fianco da una parte e di interesse fondamentale dall'altra che Paolo porta avanti nei decenni della sua attività pastorale e culturale. Quasi che a Paolo sembrasse impossibile che chi veniva dalla componente giudaica non potesse capire la straordinarietà dell'evento Cristo in termini di possibilità esistenziali per tutti. Io ho deciso di lasciare la logica della Torah come via della salvezza per abbracciare l'incontro con Gesù Cristo. Sono ebreo, Gesù di Nazareth è un ebreo di Galilea, come è possibile che chi condivide con me questa identità religiosa non possa fare questo passo? Ecco, io adesso ho parafrasato come una specie di vignetta la possibile considerazione che si può evincere direttamente dai testi, ma non mi pare molto lontano dalla realtà probabilmente questo tipo di considerazione. E Paolo incessantemente continua questo tipo di tentativo fino alla fine. D'altra parte, come ricordavo già in altre lezioni precedenti, una rivalutazione, rivisitazione abbastanza serena della figura di Paolo per quel che riguarda l'ebraismo rimasto tale è degli ultimi 15-20 anni. Solo 30 anni fa voi avreste letto e avreste assistito a conferenze e interventi estremamente irosi ancora nei confronti di Paolo, considerato come un vero e proprio traditore della causa della Torah. E quindi questo è un dato di cui dobbiamo essere abbastanza consapevoli. In questo senso, l'avevo citato all'inizio del corso, se vi capita di sfogliare una delle ultime più recenti biografie di Paolo scritte da un intellettuale ebreo, Riccardo Calimani, il presidente del Museo Ebraico di Ferrara, oltre che uomo di cultura per tante altre ragioni, insomma, voi fareste un'esperienza interessante. Calimani? Riccardo Calimani. Se noi lasciamo questa prima parte, i capitoli 1-11, di carattere speculativo teologico, e passiamo a quella più specificamente esortativo-etica, cioè 12-1-15-13, allora noi scopriamo una serie di riflessioni che cercano di tradurre il processo della giustificazione e la pienezza di rapporto con Dio nella vita quotidiana, nella comunità, quindi come rapporto tra il singolo credente e quella che è la sua vita all'interno della comunità. L'ultima parte, come dicevo, gli ultimi versetti del capitolo 15 e il capitolo 16 integralmente è legato essenzialmente ai rapporti di Paolo con la comunità di Roma e a tutto quello che è necessario per sviluppare questa attenzione generale non solo alla comunità delle origini ma anche alla vita interna alla comunità romana. Fernandez, nel suo commentario alle lettere ai Romani, sempre all'interno del nuovo commentario biblico, propone per l'articolazione delle lettere ai Romani quattro blocchi sostanzialmente riconducibili, salvo alcuni elementi che sono esclusi, all'articolazione che io ho ripartito in due grandi sezioni. Okay, evidentemente poi ciascuno propone un'articolazione diversa in funzione della lettura e dell'interpretazione che dà dell'insieme del testo. Allora, per darvi l'idea di qual è l'attacco intenso e fondamentale della lettera ai Romani, è sufficiente che noi leggiamo i versetti 16-17 del capitolo primo. Allora, Paolo si è presentato ai Romani all'inizio del capitolo 1 dicendo: Paolo, servo totale di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, prescelto per annunziare il Vangelo di Dio. E queste sono le tre indicazioni fondamentali della sua identità. Servo totale di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, prescelto per annunziare il Vangelo di Dio. Quindi non si occupa di battesimo, non si occupa di realtà sacramentali, diremo noi oggi. D'altra parte, all'inizio della prima lettera ai Corinzi Paolo aveva detto chiaro,
ha l'unico obiettivo di essere al servizio totale, quotidiano, incessante della causa del Vangelo. Il Vangelo di Dio. E Paolo era così pieno di entusiasmo al pensiero di arrivare a Roma, che considerava per certi aspetti il culmine della sua esperienza ministeriale, che all'altezza del versetto 11 di questo capitolo 1 dice: «Ho infatti un ardente desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché ne siate fortificati, o meglio, per rinfrancarmi con voi e tra voi, mediante la fede che abbiamo in comune voi e io». Avevo già citato questo passo parlando della retorica paolina, ritorniamo a questo punto su questo passaggio per dire che Paolo, mentre sta dettando, da un lato è molto consapevole del proprio ruolo di pastore, di ministro, e lo vediamo, nella convinzione di poter essere quello che dà un contributo al rafforzamento della fede. Poi però si accorge, proprio mentre sta parlando, che egli stesso può essere bisognoso di un rafforzamento costante della fede, e allora mette se stesso allo stesso livello dei suoi destinatari. Questo per dire, da un lato, l'assoluta coscienza dell'importanza del proprio ruolo e nello stesso tempo però la consapevolezza di poter andare alla ricerca di un rafforzamento di se stesso e della propria identità religiosa nella forma più diretta possibile. A questo punto, sempre con questa doppia attenzione verso coloro che sono giudei, verso coloro che giudei non sono, in una prospettiva dove Paolo, che in qualche modo è consapevole della distinzione che nel mondo greco si faceva tra i greci e tutti quelli che greci non erano, né per cultura né per formazione, quindi erano considerati barbari, è in qualche modo consapevole di questa distinzione, ne ha vissuta, ne vive direttamente un'altra. Il confronto tra credenti e non credenti, che vuol dire il confronto tra ebrei e non ebrei. Allora, proprio nei versetti 16-17, il testo della lettera ai Romani suona così: «Infatti, non mi vergogno dell'Evangelo, poiché è potenza di Dio in vista della salvezza di chiunque crede, sia giudeo prima sia greco. Sì, perché la giustizia di Dio nel Vangelo si manifesta da fede a fede, come sta scritto: il giusto per fede vivrà». Fermiamoci un attimo su questa serie di affermazioni. Non mi vergogno dell'Evangelo, detto in termini dalla Bibbia alla cultura contemporanea, non prendo le distanze dall'Evangelo. L'Evangelo non mi mette in difficoltà. E d'altra parte capite bene che dopo ormai quasi 30 anni, diciamo almeno 23-24, di attività pastoral ministeriale annunciando il Vangelo di Gesù Cristo in tutte le forme possibili, che non si vergogni dell'Evangelo non mi pare una scoperta di particolare rilevanza. D'altra parte, che dal punto di vista retorico egli si sente in dovere di dirlo, è molto interessante, tenendo conto che arriva questa lettera a un contesto che egli non ha contribuito a fondare e che quindi conosce molto meno di quanto conosca, per esempio, le comunità di Corinto piuttosto che le comunità della Galazia. Perché Paolo non si vergogna dell'Evangelo? Perché non prende le distanze dall'Evangelo? Perché è potenza di Dio in vista della salvezza di chiunque crede, sia giudeo prima sia greco. Allora, a che cosa serve l'annuncio evangelico? Serve a orientare le persone, quale che sia la loro provenienza culturale e religiosa, verso la salvezza. Ed è la salvezza non di chi è sapiente, di chi è ricco, di chi ha delle grandi potenzialità. Questo è un tema che abbiamo toccato tante volte, mi permetto di ripeterlo ancora una volta, ma la salvezza di chiunque crede. E arrivati al termine del corso, mi pare adesso abbastanza evidente che cosa significhi credere in un contesto del genere. Di chiunque si fida dell'amore di Dio che dall'Evangelo emerge, che dall'Evangelo scaturisce. E il fatto che Paolo parli prima del giudeo e poi del greco non stupisce un'altra volta, perché quella sorta di priorità di riferimento alla componente giudaica è, come dicevo anche un attimo fa, un'attenzione che ha accompagnato Paolo per tutta la vita, in ogni caso da Damasco in poi. Allora capiamo la seconda parte dell'affermazione. La giustizia di Dio nel Vangelo si manifesta da fede a fede. Che cosa vuol dire da fede a fede? Allora, ci sono
tutta una serie di interpretazioni su questo, questa formulazione. Mi permetto di leggervene qualcuna molto diversa, che credo possa essere utile per la riflessione comune. Leggo alla pagina 178, nota 19 del volume Scrivere al cuore dell'essere umano. Cos'altro significa da fede a fede, dice l'Ambrosiaster, questo padre dei primissimi secoli? Cos'altro significa da fede a fede se non che c'è la fede di Dio in ciò che ha promesso e la fede dell'uomo che crede a colui che promette? Cosicché dalla fede di Dio che promette, la giustizia di Dio si rivela nella fede dell'uomo che crede. Quindi, secondo l'Ambrosiaster, la fede di Dio promette la giustizia, la fiducia di Dio promette all'uomo la giustizia, e l'essere umano manifesta in sé, vede manifestata in sé la giustizia a partire dalla fede che egli stesso vive. Quindi questa resa della locuzione ec pisteos eis pistin, da fede a fede, da fede verso la fede, quindi potrebbe essere intesa nella forma che abbiamo detto, oppure anche nella tesi, in una, se posso dire così, in una considerazione che resta essenzialmente umana. Montagnini, un esegeta contemporaneo di Paolo, dice: avendo la fede come punto di partenza e come punto d'arrivo, cioè non si esce dal contesto della fede. Per essere consapevoli, per cogliere che cosa voglia dire giustizia in questo contesto, una realtà, una dimensione di fede è imprescindibile. E d'altra parte la cosa non ci stupisce in modo particolare, perché se questa giustizia è, come abbiamo detto decine di volte, è il caso di dirlo anche in questo corso, la manifestazione dell'amore di Dio nell'alleanza che Dio propone all'uomo, è chiaro che solo in un contesto di fiducia a questo quadro di riferimento questa giustizia è comprensibile e questo rapporto si può dare. Non so se è chiaro il discorso. Allora, ovviamente noi dobbiamo, spero di non doverlo ripetere altre volte, perché mi pare abbastanza chiaro, non parliamo di fede in contesti devozionistici, ritualistici, al di fuori dal confronto costante con la realtà della vita quotidiana. Stiamo parlando di una pistis, di una fede, che forte delle sue radici giudaiche è una scelta di vita che dal rito si trasfonde nella quotidianità extrarituale e dalla extraritualità fa riferimento costante al rito. C'è un circolo virtuoso evidentemente in questa logica. Da qui Montagnini giustamente dice: è dalla fede come punto di partenza e alla fede come punto d'arrivo che questo discorso si coglie. C'è un'altra interpretazione di un esegeta contemporaneo statunitense, Hillert, il quale dice: se Paolo dice che la giustizia è rivelata attraverso la fede, in vista della fede, rivelata attraverso la fede, in vista della fede, questo è un argomento per affermare la salvezza di entrambi, credenti giudei e credenti gentili. Perché il problema non è essere appunto giudeo o gentile, è essere credente. Ciò supporta il loro mutuo rispetto ed opera come un motivo per il quale i destinatari accettino Paolo e il suo Vangelo e lo aiutino nella preghiera e nell'azione. Perché se noi ritorniamo a una domanda che ieri abbiamo sentito durante la nostra lezione, circa il riferimento a salvezza giudei, salvezza pagani, e ragioniamo a partire da quello che abbiamo appena letto in questi primi versetti della lettera ai Romani, allora voi capite che Paolo, arrivato a scrivere ai cristiani di Roma, cioè ai cristiani di una comunità che si trova nella capitale dell'impero, che si trova in una città particolarmente ricca di scambi interculturali multipli, che tipo di attenzione vuole avere? Un'attenzione assolutamente inclusiva, non esclusiva. Quel che conta è la pistis che avete o non avete, è la fiducia che avete o meno nell'Evangelo di Gesù Cristo. Che siate provenienti dal giudaismo o provenienti dal paganesimo, questo non è particolarmente importante. È il discorso che abbiamo letto ieri nel capitolo 5 della Lettera ai Galati. Cambia il contesto, cambia il destinatario geografico culturale, ma l'attenzione di Paolo resta quella.
Allora voi capite che la citazione conclusiva di Abacuc che avevamo già visto nelle lettere ai Galati, il giusto per la fede vivrà, che cosa vuol dire? Esattamente una lettura che il nostro autore propone a livello complessivo. Guardate che cosa dice di questo tema della giustizia in questo passaggio della lettera ai Romani Lutero. La giustizia di Dio proviene totalmente dalla fede, in modo tale però che crescendo progressivamente non si risolve in visione, ma diventa una fede sempre più luminosa, secondo quanto è detto nella seconda lettera ai Corinzi: noi veniamo trasformati passando di splendore in splendore. Così, continua Lutero nel suo commento alla lettera ai Romani, anche qui da fede a fede significa che la fede andrà sempre più aumentando, affinché chi è giusto continui ad essere ulteriormente giustificato e nessuno ritenga subito di avere già raggiunto la meta e con ciò smetta di progredire, cioè cominci a venir meno. In altre parole, c'è questa progressività, e qui secondo Lutero, da fede a fede significa da una fede iniziale a una fede sempre più significativa e intensa. Ecco, ho fatto solo qualche esempio, dai primi secoli al XVI, alla nostra contemporaneità. Le prospettive possono essere diverse, ma non necessariamente alternative, per tanti aspetti complementari e convergenti. Allora, se noi teniamo conto di questo fatto, è molto bello vedere come la fede, da un lato, come direbbe Karl Barth, è per tutti lo stesso salto nel vuoto. Però, nello stesso tempo, ciascuno, a partire dalla propria identità culturale, può fare delle scelte che possono orientarlo verso questo tipo di fiducia. E questo è molto interessante perché, per esempio, leggo ancora in questo caso il commento alla lettera ai Romani di Karl Barth. Voi sapete che è uno dei testi, anche nel suo Abrégé, fondamentali per la teologia del XX secolo e non solo per la teologia del XX secolo. Barth nel suo commento dice, tra l'altro: ognuno deve credere e può credere, anche se il giudeo, l'uomo religioso, l'uomo di chiesa, è chiamato prima al voto, perché egli, per così dire, sta di casa in quel margine del nostro mondo, ove la linea di intersezione del piano di nuova dimensione dovrebbe propriamente essere veduta, la domanda, religioso o non religioso, non è più essenzialmente un problema. Per non parlare dell'altra, ecclesiastico o mondano, conclude Barth, la possibilità di udire l'Evangelo è universale, come la responsabilità del fatto che venga udito e come la promessa data a coloro che lo odono. Quindi, possibilità di udire l'Evangelo, responsabilità dell'ascolto e possibilità di muovere concretamente nella vita a partire da questo ascolto, sono tre opportunità possibili a chiunque. Poco importa se si viene dal giudaismo, dal paganesimo o da altre prospettive. Allora, mi pare molto interessante riflettere su questo tema, quando, commentando globalmente questi versetti, 16-17 capitolo primo, nel suo grande commento alla lettera ai Romani, Penna dice, leggo le ultime righe della pagina 181 del volume che scrive la cuore dell'essere umano: giusti si diventa aderendo alla giustizia salvifica di Dio appena menzionata. Questa, la giustizia, viene rivelata nell'annuncio evangelico rivolto non solo al giudeo, ma ugualmente al greco. E chiunque crede nell'Evangelo, a chiunque crede nell'Evangelo è aperta la prospettiva di una salvezza ultima e globale. È per questo che esso implica una particolare manifestazione della potenza divina. Rimane sottinteso, conclude Penna, che l'Evangelo e quindi la giustizia di Dio sono essenzialmente connessi con il Figlio suo e quindi in qualche modo subordinati al rapporto che si instaura con Lui. Certo, la possibilità di capire che cos'è la giustizia di Dio, dunque la possibilità di capire che cosa è Evangelo, dipende dalla scelta di rapporto che si ha con Dio Gesù Cristo. Certo, ovvio. Facciamo due esempi di lettura
rispettivamente nel capitolo 8 e nel capitolo 12 della lettera ai Romani. Ovviamente chi di voi volesse avere un riferimento di carattere scientifico da una parte e divulgativo dall'altra sulla lettera ai Romani, certamente io ho citato tante volte Romano Penna in queste nostre lezioni, ma in italiano il commentario di molte centinaia di pagine che Penna ha pubblicato in edizione unica ormai 2 anni fa con le Deoniane resta il punto d'arrivo, nel senso che voi vi trovate di fronte a una serie di testi che sono il risultato di 50 anni di studi praticamente. E siccome Penna, oltre a essere culturalmente molto attento e scientificamente molto fondato, scrive bene, per quanto sia un volume di questo spessore, per una consultazione significativa diventa per l'Italia, perlomeno in lingua italiana, non tradotto ma direttamente in italiano, in questo momento il punto di riferimento più significativo. Se voi cercate invece un testo di carattere divulgativo sulle lettere romane, allora per esempio il volumetto di Roberto Sculati, Lettere Romane dell'IPL di Milano, anche se ormai ha molti anni, resta un punto di riferimento importante. Poi è chiaro che sulle Lettere Romane, voi potete immaginare, i testi non si sprecano di più. Per esempio tutte le collane relative alla divulgazione, per esempio le collane del Messaggero di Padova, le collane delle stesse Deoniane, le collane per esempio di altre case editrici, sono in questo senso certamente interessanti. Allora, veniamo al capitolo 8 prima e al capitolo 12 poi. Allora, ci muoveremo in questo modo. Il capitolo 8 è complessivamente di grandissimo interesse, può essere tranquillamente suddiviso in più parti. In particolare, il capitolo 8 ha 3 sezioni, da 1 a 13, da 14 a 30, da 31 a 39. Allora, io leggo con voi in particolare i primi 13 versetti e poi quelli conclusivi, e poi faremo alcune riflessioni di carattere ulteriore. L'attacco del capitolo 8 è il seguente. Ora dunque, non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito che dà vita, in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla Torah, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile, mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato e in riferimento al peccato, egli ha condannato il peccato nella carne perché la giusta esigenza della Torah si adempisse in noi, che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito. Avete visto un'altra volta che cosa significa dire le stesse cose in 4 modi diversi. Perché il punto di partenza qual è? Alla fine del processo della giustificazione, cioè per tutti coloro che da credenti sono consapevoli che la propria condizione di giustizia non derivi innanzitutto dalle proprie azioni, dai propri meriti, per parlare con un linguaggio storico-teologico, ma dalla fiducia che Dio ha negli esseri umani, allora non c'è più alcuna condanna, cioè nessuna possibilità che gli esseri umani siano nella perdizione, se vogliamo adoperare un linguaggio tradizionale, nel momento in cui c'è da parte loro questa fiducia nel Dio di Gesù Cristo. E allora quando il testo dice la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte, che cosa dice Paolo in un linguaggio più teologico e più articolato? Quello che dice all'inizio del capitolo 5 di Galati. Cristo in vista della libertà ci liberò. Cioè, nel momento in cui si è nella logica dello Spirito di Dio, in Gesù Cristo, si è al di fuori di qualsiasi idea di chiusura nella Torah, chiusura nel precettismo, chiusura in una logica di falsa obbedienza, della convinzione che attraverso questa obbedienza di carattere più o meno fedele si possa avere un pieno rapporto con Dio. E questo in una logica dove il testo ci dice il figlio è in una carne simile a quella del peccato in riferimento al peccato e gli ha condannato il peccato nella carne. Cosa vuol dire? Che con la scelta di Gesù Cristo crocifisso e risorto
Dio ha assunto un'opzione fondamentale. La presa di distanza da Dio, a partire appunto dall'idea che solo i propri meriti possono essere fondamentali in questa relazione, è superata, largamente superata. Il testo dice: noi non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito. Cosa vuol dire? Se noi siamo credenti di questo genere, camminiamo secondo lo spirito. Che cosa vuol dire, al di là del linguaggio teologico? Agiamo, procediamo, viviamo secondo l'amore di Dio e non secondo il nostro egoismo. Capite che un discorso del genere, se fosse effettivamente mediato a livello di comunicazione formativa, catechesi e altro dappertutto, porterebbe tante persone che ritengono sia opportuno restare al di fuori di questa formazione perché la sentono come moralistica, ripetitiva, vecchia, a riconsiderare questo tipo di scelta. E non ci vuole un genio per proporre queste cose, o un chissà quale tipo di competenza generale. Si tratta di rendersi conto che questo tipo di mediazione va svolta con attenzione, scegliendo delle priorità, non pensando che qualsiasi tipo di attività pastorale sia importante allo stesso livello. E io temo che molto spesso ci sia una malintesa accezione di cattolico, che non viene letto nel senso di universale dal punto di vista culturale, ma nel senso di pronto a fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento senza capire che cosa è più importante e che cosa lo è meno. Con il risultato che di questa nozione di universale, di cattolicità, abbiamo solo gli aspetti negativi e le conseguenze negative, nessuna conseguenza positiva. Perché chi è appena, come posso dire, consapevole, fa qualsiasi cosa piuttosto che entrare in un circuito formativo e religioso di questo genere. E d'altra parte, con che coraggio noi potremmo dire che ha torto? Allora, se noi consideriamo questo dato e continuiamo la nostra riflessione, nei versetti successivi, il versetto 5 e seguenti, Paolo appunto in questo capitolo 8 della lettera ai Romani scrive: quelli infatti che vivono secondo la carne assumono la logica della carne, quelli invece che vivono secondo lo spirito, quella dello spirito. Infatti il modo di pensare e di valutare della carne è morte, mentre quello dello spirito è vita e pace. Detto in altre parole, il modo di valutare dell'egoismo è morte, il modo di valutare dell'apertura a Dio e agli altri esseri umani è vita e pace. Perciò il modo di pensare e di valutare della carne è ostilità a Dio, perché non si assoggetta alla Torah di Dio, neanche infatti lo potrebbe. Cioè Paolo tra le righe dice: piuttosto che l'egoismo fine a se stesso, già la Torah è una via di mezzo, è una strada, un percorso in qualche misura. E questo lo capiamo, che questo sia un tentativo ulteriore di valorizzare la Torah per chi nella Torah era nato e cresciuto. Voi però non vivete secondo la carne, versetto 9, ma secondo lo spirito, dal momento che lo spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. Vedete, si ripete sostanzialmente sempre la stessa cosa. Appartenere a Cristo cosa vuol dire? Significa aver fatto una scelta di apertura allo spirito, con la S maiuscola, in una logica, in una dimensione che è la più aperta, la più estesa, la più trascendente e nello stesso tempo concreta possibile. E Paolo dice che in sostanza, lo leggiamo in questi versetti, non c'è possibilità di compromesso. O si sceglie e si agisce in una direzione, o si sceglie e si agisce in un'altra, e sono incompatibili tra loro. E nel prosieguo di questa riflessione, questa adesione che cosa è? Simon Legas, uno dei più grandi esegeti cattolici francesi, un uomo che è capace di una raffinatezza esegetica straordinaria, ma nelle cui parole non troverete, salvo rarissimi casi, neanche una riga di divulgazione pastorale esistenziale,
cioè il metodo storico-critico applicato nel modo più puro, rigido e, come posso dire, asettico possibile. D'altra parte è già una condizione di partenza interessante, anche se a mio modo di vedere, e per fortuna non solo secondo me, bisogna andare anche oltre. Comunque nel suo commentario alla lettera ai Romani, Le Gas scrive, tra l'altro, leggo la nota 43 a pagina 186, non si tratta semplicemente di un'adesione a Cristo, semplicemente come si abbraccia una causa. Se il cristiano si impegna per Cristo, ciò avviene perché in precedenza egli ha ricevuto da lui l'energia interiore che lo incita a farlo. Cosa vuol dire questo? Non che Le Gas evochi l'estasi o qualche dimensione emotiva particolare, ma Le Gas fa riferimento a, riprendendo e commentando secondo me in modo molto corretto il testo paolino, dicendo che questa scelta dell'uomo di aderire allo spirito di Cristo è possibile se il cuore dell'uomo allo spirito di Cristo si è aperto, cioè se nella logica di accettazione di questo tipo di relazione con Dio c'è la volontà di entrare in questa prospettiva. Non è un'adesione ideologica a una causa politica, tanto per essere chiari, per esempio, ma è una scelta di vita in cui, in quanto si riconosce l'amore di Dio ricevuto nella propria vita, si è in grado a propria volta di trasmetterlo nelle varie circostanze che l'esistenza porta con sé e che l'esistenza implica. Non contento, il tassiotto insiste, e se voi in altri contesti doveste, sempre con un evidenziatore colorato, sottolineare i punti in cui, cambiando parole, cambiando connessioni sintattiche, Paolo dice sostanzialmente sempre la stessa cosa, voi noterete come, pur con tutta questa grande abilità lessicale, sintattica e direi argomentativa, i riferimenti sono costantemente gli stessi, cioè, poche idee molto convinte. E non credo che sia un insulto detto così nei confronti di Paolo, nel senso che non è che il Nazareno ne avesse chissà quante, per esempio, e le versioni evangeliche ci hanno trasmesso una serie di indicazioni che sono di grandissimo rilievo, ma assolutamente univoche in una direzione molto insistita. Insomma, d'altra parte, ripeto, non è necessario avere un catalogo di idee particolarmente vasto per occuparsi della salvezza degli esseri umani e della qualità felice della loro esistenza. Ecco, i versetti 10 e seguenti del capitolo 8 continuano in questi termini. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne, poiché se vivete secondo la carne voi morirete. Se invece con l'aiuto dello spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete. E questo è, in questa prima sezione del capitolo 8, direi la chiusa argomentativa del discorso. Vivere secondo la carne significa avviarsi alla morte, o vivere essenzialmente la morte. Vivere secondo lo spirito significa aprirsi alla vita. Ora provate a pensare che cosa vuol dire questo discorso da un punto di vista culturale largo. Non c'è nessuna, se posso dire così, nessun rischio di indottrinamento, di chiusura, di moralismo. C'è un'apertura davvero universale. Perché vivere secondo lo spirito che cosa significa? Non significa dover avere la targa cristiano cattolico, cristiano protestante, cristiano ortodosso ed essere valutato come persona all'interno della salvezza semplicemente perché ci si riconosce storicamente in questo filone piuttosto che in un altro. Ma significa optare per una vita in cui innanzitutto ci si occupa degli altri in una forma la più possibile vicina al modo in cui il Nazareno è arrivato a vivere la propria esistenza fino alla morte di croce e alla risurrezione.
E capite che questo, senza snaturare nessun riferimento culturale, è una prospettiva altissimamente inclusiva. Poi io posso scegliere se frequentare o meno la dimensione cultuale sacramentale. Come ho detto già altre volte, non potrò mai dire sono credente non praticante, perché è un'espressione che fa morire da ridere dal punto di vista biblico. Potrò fare altre affermazioni, potrò fare le scelte che ritengo in piena libertà nella mia vita, ma non potrò dire che testualmente, radicalmente, questa prospettiva esistenziale è chiusa in sé e esclusivista, per niente. Certo, non è buonista, non è disposta ad accettare qualsiasi scelta in qualsiasi momento e a gabellare amore crocifisso e risorto, l'amore crocifisso e risorto con altri tipi di prospettive più o meno emotive e più o meno dolciastre. Ma propone e prospetta una logica nella quale se vivete secondo la carne morirete, se vivete in una logica solo e soltanto egocentrica, mettendo la vostra esistenza personale e le vostre capacità al centro di tutto, allora se vivete in questo modo la morte è garantita. E per morte non si intende la morte fisica, che peraltro coglie tutti, ma da allora adesso e chissà fino a quando, ma si parla della morte nel senso della insensatezza della vita, della vuotezza di senso dell'esistenza, con tutte le difficoltà evidentemente che una scelta per lo spirito comporta rispetto a una scelta per la carne, per restare nel linguaggio paolino. Allora, quando Heinrich Schlier, uno dei più grandi commentatori della lettera ai Romani contemporanei, nato nelle chiese della Riforma e poi avendo articolato la sua attività sia accademica che poi pastorale nel contesto cattolico, nel suo commentario alla lettera ai Romani, che ormai ha direi almeno 35 anni, scriveva: essere nello spirito, nota 45 pagina 187, essere nello spirito significa anche, in definitiva, vivere per il futuro della salvezza che già ora si rivela. Tanto più urgente diventa l'esortazione, sin qui implicita, a fare di questo spirito che è in noi e nel quale noi siamo, di questo spirito dal quale siamo segnati per effetto del battesimo, il katà del nostro vivere, la norma, la scaturigine e la direzione del nostro cammino. Katà in greco, in certe strutture complementari, significa secondo, pensate per esempio al riferimento evangelico, katà Matthaion significa secondo Matteo, katà Marco secondo Marco, e il riferimento alle varie versioni evangeliche. Quindi, fare in modo che, il testo dice, per effetto del battesimo noi entriamo in questa logica spirituale. Ora, che cosa poi è molto importante, e entro anche nella seconda sezione di questo capitolo ottavo perché è indispensabile nell'economia del nostro discorso, quando dai versetti 14 in poi Paolo scrive: tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di schiavitù in vista di una rinnovata paura, ma avete ricevuto uno spirito da figliolanza donata, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende partecipe il nostro spirito della testimonianza che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Io ritengo infatti che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata a noi e per noi. Soffermiamoci un attimo su questi versetti capitali. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Allora, cosa significa essere figlio di Dio? Per un attimo sospendiamo ogni categoria che abbiamo acquisito frequentando, magari in altri momenti della nostra vita, celebrazioni battesimali, incontri di catechesi, celebrazioni eucaristiche, qualsiasi altra occasione sanamente formativa di queste. Noi ci siamo sentiti dire, non di rado, correggetemi se sbaglio, che tutti sono figli di Dio fin dalla nascita, salvo poi trovarsi in una situazione difficile, perché quando voi avete il bimbetto che viene portato al battesimo, e in abito cattolico ancora oggi nella larghissima maggioranza dei casi
il battesimo viene proposto a partire dalla fede dei genitori e del contesto familiare, non ovviamente a partire dalla fede di un bimbetto che ha o pochi mesi o pochi anni, gli si dice che da quel momento è figlio di Dio. Ecco, qualcuno dice, allora prima era figlio di chi? Allora si tratta di capire di che cosa stiamo parlando. Allora, tutto quello che riguarda la liturgia del battesimo e il riferimento al battesimo risale a che cosa? Alle origini cristiane, dove ovviamente i battezzati erano essenzialmente adulti. Quindi che una persona diventasse figlio di Dio, non nel senso che prima fosse figlio del diavolo, ma nel senso che diventava consapevole del proprio rapporto con Dio in modo molto rinnovato a partire dalla scelta cristiana, era un dato non solo comprensibile, assolutamente imprescindibile. Allora, il testo paolino, qui leggiamo Romani 8, ma Galati 4 ha delle espressioni sovrapponibili da questo punto di vista, che cosa vuole dire? Che nel momento in cui si abbraccia questa logica dello spirito con la S maiuscola, si entra in un rapporto con Dio molto diverso dal rapporto precedente, nel senso che il tipo di relazione diventa incomparabilmente più vitale e stretta di prima. E questo a partire da che cosa? Da una scelta consapevole di ingresso in questa dinamica di relazione. Quindi il testo dice, partendo dal presupposto che di figlio per eccellenza ce n'è uno solo, Gesù Cristo, e che gli altri sono figli che acquisiscono questo rapporto per dono, mi piace molto di più dell'espressione figli adottivi, che di solito viene utilizzata e che comunque non fa giustizia del discorso che abbiamo qui presente, perché il figlio adottivo, anche nei contesti più favorevoli, può essere talvolta inteso come un figlio di secondo livello o comunque non certamente paragonabile al figlio di sangue, diciamo così. Non entro minimamente in questo discorso che ci porterebbe lontanissimo, quello che mi limito semplicemente a un discorso di carattere strettamente lessicale. Allora, in questa logica io posso dire a Dio Abba, papà nel senso più familiare del termine, a partire da che cosa? A partire da una scelta in cui sono consapevole del grande beneficio ricevuto con questa offerta di rapporto e della grande positività che io nella vita avrò nel momento in cui cercherò di vivere in questo modo. Lo Spirito stesso, versetto 16, rende partecipe il nostro spirito della testimonianza che siamo figli di Dio. Allora, al di là delle conclusioni delle questioni di carattere sacramentale liturgico, in cui non entro, che cosa diventa fondamentale? Testi paolini alla mano, da Romani 8 a Galati 4, riflettere sull'idea che questa figliolanza, questo rapporto con Dio, diventa tanto più effettivo, tanto più significativo, quanto più si è consapevoli della ricchezza di questo dono. E noi stiamo leggendo la lettera ai Romani, ma se noi andiamo alla fine del capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo e arriviamo alla sesta ipertesi, quella dell'amore per i nemici e della preghiera per i persecutori, e alla fine abbiamo l'espressione non legata alla figliolanza ma alla perfezione, verrete ad essere dunque perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Parliamo di perfezione, non di figliolanza, ma il concetto è esattamente lo stesso. Cioè si è in rapporto di figliolanza con Dio, effettiva, costruttiva, non soltanto retorica o apparente, nel momento in cui c'è una scelta nei confronti di questa logica di amore consapevole e significativa. Allora, se io dovessi dire, ma allora io vedo una persona, adesso faccio un discorso di carattere se volete un po' banalizzante, me ne scuso, ma credo che possa essere utile nell'economia del nostro discorso. Io conosco una persona che degli altri si occupa tutto il santo giorno, che ha un'attenzione nei confronti delle persone straordinaria e che non ha messo un piede all'interno di un tempio, di una chiesa, da decenni, o forse non l'ha mai messa fin dall'inizio. È un figlio di Dio oppure no? Allora,
Qualcuno potrebbe pensare che la domanda sia oziosa e volutamente polemica, ma non è né l'uno né l'altro, nel senso che testi alla mano, il riferimento è: cosa vuol dire figliolanza nei confronti di Dio? Vuol dire innanzitutto preoccuparsi, per coloro che fanno una scelta di adesione al cristianesimo, della qualità della propria figliolanza, prima di preoccuparsi della qualità della figliolanza degli altri. Beh, a meno che ovviamente si abbiano dei ruoli di carattere educativo, penso a figli, nipoti, catechizzande, catechizzandi e via discorrendo. Certo, è evidente che c'è questa attenzione deve essere significativa. Ma in condizioni esistenziali normali, la prima preoccupazione per chi vuole essere serio in un quadro del genere è cercare di capire a che livello è la propria figliolanza nei confronti di Dio. Perché molto spesso, dal primo secolo d.C. al ventunesimo, noi abbiamo riflettuto in questi termini secondo modalità molto rigide, molto da rendita di posizione, molto automatiche, diciamo così. Ma qui di automatico non c'è niente. L'unica cosa assolutamente evidente su cui Paolo ritorna centinaia di volte nelle sue lettere, e dico centinaia di volte non in modo iperbolico ma in modo realistico, è la sicurezza che, nella sua esperienza da Damasco in poi, ma in ogni caso nell'esperienza complessiva, l'amore di Dio in Gesù Cristo è una certezza e l'essere umano ha come unica fondamentale compito della sua vita essere capace di riconoscere questa certezza e di vivere di conseguenza. Allora, sempre nel contesto dei commentari possibili alle lettere romani, Roberto Sculati, nel commento lettura ai Romani che citavo prima, nota 50, pagina 190, dice: accogliere l'Evangelo del Messia, morto alla morte e vivo per la vita divina, significa sentire tutto il proprio io riunificato nella fiducia verso un Padre universale. Il cuore umano supera le sue divisioni, le sue angustie, i suoi desideri impotenti, le sue contraddizioni in un unico anelito che lo fa sentire riconciliato con la sua prima origine. E allora voi capite che in una logica del genere ha ragione l'esegeta inglese Dunn, il quale nel suo libro La teologia dell'Apostolo Paolo scrive: la natura del ministero di Gesù è diventata la natura caratterizzante dello Spirito. Si doveva riconoscere come Spirito di Dio soltanto quel potere che si dimostrasse connaturale a Gesù, cioè che fosse degno del tipo di relazione che Gesù propone. Allora voi capite che quando Paolo, nel prosieguo di questo capitolo ottavo, concentra la sua attenzione in modo molto significativo su quella che è il discorso che va dalla situazione attuale di una creazione che attende la rivelazione definitiva alla fine dei tempi di Dio, e nello stesso tempo che coinvolge la condizione di ciascuno di noi, dice Paolo, nell'adesione o meno a questa logica di figliolanza, allora è del tutto evidente come l'orientamento generale del discorso non può che essere questo. Bruno Maggioni, nella sua commento alla lettera ai Romani, Bruno Maggioni è uno dei più grandi esegeti italiani contemporanei, scrive, nota 59, pagina 192: se il cristiano è un uomo nuovo, è perché spera, non perché vede. Chi si illude di già vedere non è un cristiano autentico. Anche qui forse si vede un fugace richiamo a certi cristiani troppo entusiasti, illusi di essere già nella pienezza e quindi incapaci di anelito e di speranza. E invece l'atteggiamento serio è un altro: vivere nell'incompiutezza senza vedere, capaci però di attendere con perseveranza e con pazienza. La hypomone, quella che noi traduciamo in modo erroneo con pazienza e che invece potrebbe essere tradotta più giustamente con perseveranza, capacità di restare nei problemi e nelle situazioni, la ipomone non è solo la forza di non lasciarsi piegare dalle avversità, ma anche la forza di saper attendere a lungo. Che cosa vuol dire attendere a lungo? Guardate i versetti 28-30 del capitolo ottavo della lettera ai Romani. Paolo scrive: noi sappiamo che tutto coopera al bene di coloro che amano Dio, che sono chiamati secondo il suo disegno.
poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Allora, qualcuno potrebbe pensare che ci sia una sorta di predestinazione negativa in queste affermazioni, a partire dall'affermazione quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati. Ecco, ma la domanda è: chi ha conosciuto da sempre? Tutti. Allora, la scelta di attenzione dell'amore di Dio in Cristo è rivolta a tutti. Poi ciascuno fa le scelte che crede nell'aderire a questa prospettiva o nell'escludersi. In questo senso ricordate sempre l'inizio della prima lettera ai Corinzi. Ho logos hotus taurou, il discorso della croce, è folle stoltezza per gli uni, è potenza di Dio per gli altri. Ma chi stabilisce se sia folle stoltezza o potenza di Dio non è Dio, sono gli esseri umani che si rapportano a questa proposta e a questo annuncio. E allora in questo quadro diventa estremamente interessante la serie di versetti da 31 a 39. Che cosa diremo dunque oltre a ciò? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non risparmiò il proprio figlio, ma lo consegnò per tutti noi, come non ci gratificherà di ogni cosa insieme con lui? E a questo punto arrivano una serie di affermazioni tra l'ironico e il sarcastico. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio che giustifica? Chi condannerà? Cristo Gesù che è morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi? Cioè, è impossibile che ci sia qualcuno che accusi gli eletti di Dio, in ogni caso non Dio che innanzitutto giustifica gli esseri umani. È impossibile pensare che ci sia qualcuno che condanni incrollabilmente, visto che Cristo Gesù è morto, risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi, in questa logica. E in ultima analisi, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Versetto 35. Forse una tribolazione, o un'angoscia, o una persecuzione, o una penosa carestia, o la nudità, o un rischio, o forse la spada? Proprio come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi stravinciamo in virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né qualcosa di elevato, né qualcosa di profondo, né qualche altra creazione potrà separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Allora, se il quadro di figliolanza nei confronti di Dio è quello che è stato delineato, se la relazione tra Dio e l'uomo si articola in questa forma, se da parte degli esseri umani c'è una fiducia effettiva che si costruisce giorno per giorno, momento per momento in questa scelta di vita, allora il rapporto tra Dio e l'uomo è inscindibile. Inscindibile non soltanto dal punto di vista di Dio verso l'uomo, e questo è affermato biblicamente dal Primo al Nuovo Testamento migliaia di volte, ma anche nella possibilità di rapporto tra l'uomo e Dio. E questa espressione del versetto 37, in tutte queste cose noi stravinciamo in virtù di colui che ci ha amati, va considerato sia dal punto di vista del verbo principale, noi stravinciamo, ma in ultima analisi nella conclusione del discorso, in virtù di colui che ci ha amati. Cioè noi stravinciamo nella logica dello spirito e dell'amore, riconoscendo che c'è stato qualcuno che ci ha amati per primo. E che l'amore di cui siamo capaci è tutto sommato una sorta di replica, risposta a quello che è l'amore ricevuto dal Dio di Gesù Cristo. Allora voi capite che in questa prospettiva generale, che è una prospettiva dove il tema della grazia di Dio ha perso ogni connotato di carattere più o meno rigido, più o meno indottrinante, ma diventa il tessuto connettivo di tutta questa riflessione, che cosa diventa fondamentale? Provate a pensarlo nella prospettiva che va dalla giustificazione a quello che abbiamo appena affermato e ascoltato. Allora, l'essere umano entra nella logica della giustizia di Dio quando?
non innanzitutto quando pensa di obbedire a tre regolette e a tre precetti, anche fossero i più fondamentali, anche fossero le 10 parole di Esodo 20 e Deuteronomio 5, in forma autoreferenziale per vantare dei meriti nei confronti di Dio. Ma nel momento in cui risponde alla giustizia di Dio, che è l'amore di Dio per l'uomo, con gesti analoghi, con tutte le differenze del caso, verso i propri simili, verso gli altri esseri umani. E quello che è interessante in questo quadro, che cos'è? Che l'antropologia di Paolo è tutto fuorché una forma di individualismo. Lo dice ancora Dan nel suo volume La teologia dell'apostolo Paolo. Le persone sono esseri sociali, definiti quali persone dai loro rapporti. Nella prospettiva paolina, gli esseri umani sono quello che sono in virtù del loro rapporto con Dio e col mondo, con Dio e col suo mondo. Il suo Evangelo parla di Dio in Cristo, che riconcilia con se stesso il mondo. La sua dottrina della salvezza parla dell'uomo e della donna che vengono riportati all'immagine di Dio nel corpo di Cristo e così via. Cosa vuol dire che l'uomo e la donna vengono riportati all'immagine di Dio? Vengono riportati a un rapporto con Dio paragonabile a quello delle origini, in cui non c'è sfiducia, non c'è preoccupazione, non c'è timore, né nei rapporti tra i due individui, tra i due esseri umani, né nei rapporti con Dio, perché il tessuto connettivo fondamentale di tutto non è la preoccupazione che Dio nasconda qualche cosa all'uomo, ma è una fiducia essenzialmente fondata sul fatto che l'amore di Dio in Cristo sia un dato di fatto e non una pura chimera. E allora, e concludo, lo Spirito, dice Michele Mazzeo nel suo La spiritualità del Nuovo Testamento, lo Spirito rende capaci di conoscere Dio. Ma chi ha conosciuto veramente Dio compie di sua spontanea volontà, nella libertà donatagli da Dio e dallo Spirito, ciò che anche Dio vuole. Ed è proprio questo sfondo veterotestamentario della teologia e spiritualità paoline a mostrare che l'operato del cristiano non può essere considerato come quello di una marionetta mossa da Dio. Perché la libertà dell'essere umano non è una finzione. È una libertà per amore, che dall'amore di Dio in Cristo discende e verso l'amore nei confronti verso gli esseri umani come risposta a questo amore si realizza.